ci sono belle cose all'interno degli UPS. Tanto per dirne una, ci sono un sacco di componenti elettronici sulla scheda. Se ne avete uno guasto, potete recuperare un bel po' di cose. Ad esempio, degli ottimi relè. Questi sono addirittura della Omron. Nuovi costano circa 6 euro l'uno. Poi ci sono componenti di tutti i tipi, induttanze, bobine, MOSFET di potenza, MOSFET un po' più piccini, condensatori elettrolitici se siete fortunati li trovate di ottima marca. Ci sono anche questi MOSFET montati su un'ottima aletta di raffreddamento in alluminio. Potete trovare condensatori di filtro ottimi come questi o come questo qui. Potete anche trovare connettori per alimentazione, ottimi cavetti con Faston, addirittura questi sono i Faston che si possono rimuovere facilmente con la linguetta. Addirittura potete trovare un oggetto che ora, eccolo qua, questo è una specie di mini magnetotermico da 7,5 ampere ripristinabile, quindi quando questo scatta poi lo potete ripristinare. Ma la cosa più interessante all'interno del UPS è il trasformatore che solitamente è utilizzato da questo lato con una tensione alternata che genera l'UPS di una decina di volt per tirare fuori la 220 volt che poi funzionerà per tenere accesi i vostri dispositivi, appunto per fare il lavoro che fa l'UPS. Ma se noi lo usiamo al contrario e noi qua diamo la 220, qui otterremo, a seconda del tipo di trasformatore, 6 volt, 12 volt, 7 volt, 15 volt, bisogna vedere. Dipende dal trasformatore. I trasformatori hanno una sigla. Il nostro ha questa sigla qua. Però vediamo come si può capire dove entrare con la 220. Ci serve un tester su misura di resistenza e andiamo a misurare le resistenze su questo connettore. Io mi metto da un lato e misuro. Qui ho 0,9, qui ho 1,1 e qui ho 5,7, quindi secondo me l'ingresso principale è qua sugli estremi. Al contrario, noi otteniamo ad esempio 4,9, 5,3 e 5,6, ok? Quindi abbiamo un avvolgimento con un ingresso, una presa e un altro ingresso. E dall'altra parte abbiamo un'uscita che misura, vediamo un po', misura 0,4 ohm. E questo è il nostro, in realtà questo sarebbe il primario per come è usato nell'UPS, ma per noi sarà il secondario. Ora, se io cerco questa sigla 4309112 sull'internet, all'interno dell'internet, spesso posso andare a trovare, come qui ad esempio, immagini, trovo esattamente questo trasformatore. Perché? Perché è in vendita. Perché lo vendono, perché è usato, ne trovo anche altri con altre sigle. È un po' più difficile forse andare a trovare gli schemi, ma noi gli schemi li abbiamo trovati, perché ora non so se sta qua su questa pagina. No, non è su questa pagina. Potrebbe essere questo, perché i russi, i siti russi sono molto interessanti a volte per questo tipo di cose. Questo trasformatore è stato creato dalla Chuanshun Electronic Industrial Company, però il sito non si apriva ieri, vediamo un po'. Ma qua mi apre un link polacco, dove questo coso è in vendita, vabbè, ma ha un prezzo spropositato che non c'entra niente, non si capisce neanche perché.
Vabbè, noi ce ne fottiamo. Io avevo trovato questo sito russo dove, guarda caso, c'è questo trasformatore ed è proprio lui, stessa sigla, manca la A finale, ma guarda caso c'è un piccolo schema ed è quello che avevo trovato, con i colori diversi, quindi ho gli estremi qua e due prese centrali. Io sono entrato da qui a qui, adesso ci proviamo, colleghiamo un filo e vediamo un po'. Vediamo che cazzo succede. Vediamo se va tutto a fuoco. Con due semplici fili spellati della serie Viva la sicurezza, bisogna sempre lavorare in grandissima sicurezza. Io mi connetto qui proprio in modo brutale e vediamo di ficcare la spina della 220. Ficcata la spina della 220, non succede niente, come potete vedere. Andiamo a misurare che cosa mi esce in corrente alternata. Sono sugli estremi e ottengo 11,85 volt. Quindi questo trasformatore mi può essere utile per fare un bel trasformatore da 12 volt. Però se io mi sposto alla presa centrale, chissà che cosa ottengo, però devo andarmi a rimisurare qual è. Vediamo. Rimisuriamo. Allora, qui ho, perfetto, 4,9, 5,3 e 5,6. Quindi tra questo e questo e questo e questo ho una piccola differenza, qua ce n'ho una grande. Quindi ci troviamo con questo puntale sullo 0 volt, perché poi ho poca differenza di voltaggio qui, ma qua ne ho 190, qua ne ho 220 e qua ne ho 250. E quindi questo schema me lo riporto qui. E ho 0, 190, qui ho 220 e qui ho 2, se riuscissi a scrivere, 2,50. Va bene, è venuto uno schifo, ma va bene. Quindi adesso io un filo lo collego qua sullo 0 con i pezzettini di filo che escono e questo me lo attacco, vediamo un po', sulla parte 190 volt, ok? Questo cosa vuol dire? Che lui si aspetta 190 volt per ottenere circa 12 volt qui, ma io gliene darò 220, quindi io qua avrò sicuramente di più. Vediamo se è vero. Vediamo se è vero o se faccio la figura del deficiente e non ho capito un cacchio. Cosa misuro? Misuro 15 volt, interessante, quindi è giusto. Mentre se mi collego qua ne misurerò circa 13. Proviamo senza staccare la corrente, quindi ecco, provando a farci veramente del male. Va bene, lo lascio così. E qui abbiamo 13,39 volt, quindi come vedete il discorso funziona. Adesso però c'è anche una cosa meravigliosa, che questo trasformatore è fatto con tre blocchi di cavi di rame uniti insieme, saldati, che io avevo già precedentemente dissaldato. Quindi io ho in realtà qua, mi trovo una cosa meravigliosa, che ora misureremo, sono tre secondari, che poi in realtà sono i primari, ma questo l'abbiamo già detto, sono tre avvolgimenti in parallelo, perché uno è questo. E come vedete non è collegato a questi. L'altro è quello centrale, che è questo. E l'altro ancora è quello estremo, che è questo. Quindi cosa succede? Che se io prendo questo
mi esce da qui, lo faccio rientrare dentro questo, mi esce da qui, lo faccio rientrare dentro questo e mi esce da qui, io ottengo una bella tensione, cosa che ora proveremo al volo facendo due orrende saldature brutali e misurando qui. È arrivato il caffè grazie ad Emiliano, anzi Emiliano, che non è visibile nell'inquadratura, ma il quale capirà le meraviglie del trasformatore. No, lo trovi visibile. Lo trovi visibile? Esatto. Ma prima ci prendiamo il caffè. Lo metto qua. Quindi ci ho messo un po' a capire qua la situazione, perché sono un cretino senza anima. Nel frattempo ho fatto anche questo per evitare di morire, quindi noi potremo collegarci direttamente così, rovesciando componenti. Ma per tornare al trasformatore, lui mi esce in parallelo con la 12 volt, ma io invece ne voglio di più, quindi io stacco un avvolgimento, l'altro lo, l'uscita di uno lo faccio entrare dentro l'altro, giusto? L'uscita di quell'altro lo faccio entrare dentro quell'altro ancora, giusto? Così, con saldature brutali orrende. E quindi qua otterrò ancora di più. Qui ottengo più, se solo saldasse su cazzi stagno. Qui ottengo di più, qui ottengo ancora di più e qui ottengo più meglio ancora. Capito? Quindi ora io ficco la 220, vediamo che cazzo succede, perché io faccio così, non me ne frega un cacchio, e voilà! E quindi, misurando la nostra alternata, qui abbiamo i nostri 11,87, qui ne abbiamo 23, wow! E qui ne abbiamo ben 35, quindi abbiamo un bel trasformatore che ci dà 220 35 volt. Se io mi collegavo qua otterrevo addirittura una quarantina di volt, il che è molto bello, molto bello. Sono stupefatto. Questa è gioia di vivere, è una meraviglia, è un oggetto meraviglioso, vedi? Devo assecondarti. Sì, assecondami. Okay. Vedi, sì, è bellissimo. Vedi, è freddo, è lucido. Guarda che cosa meravigliosa. Molto bello, sì. Veramente un bell'oggetto. Poi vedi, qui entra la corrente, quindi qui succedono cose. Ci sono dei campi magnetici. Non toccare però. Che, perché? È sicuro. Non toccare lì. No, qui si può toccare, una bassa tensione. È qui che non devi toccare, e infatti l'ho isolato, qui. Non puoi mettere la lingua qui. Ma qui si può regolarmente toccare, puoi anche, vedi, toccare i vari, però voi non fatelo a casa perché sennò morite, giusto? Perché la gente muore facendo queste cose, anzi, come è successo a te, la gente muore facendo queste cose. E questo conclude questo video sulle cose meravigliose che si possono trovare all'interno di un UPS. Mi raccomando, smontate tutti gli UPS e fatene buon uso.